Eccoci qua e benvenuti a una nuova lezione. Oggi andiamo a vedere la pasta frolla, andiamo a vedere come fare il metodo classico, quindi il metodo di impastamento. Ma prima di partire andiamo a vedere un attimino gli ingredienti, le loro funzioni, un pochettino il bilanciamento in linea generale, il metodo di impasto e poi andiamo a tirarla sottile sottile e andiamo a creare il nostro foglio di carta da forno e nella prossima lezione andiamo a rivestire dei ring microforati con i nuovi stampi a disposizione per la pasticceria, una pasticceria un po' più moderna, un po' più glamour, un po' più bella anche a livello estetico. Partiamo subito con gli ingredienti di base per la pasta frolla. Per la pasta frolla generalmente si usano i quattro ingredienti di base e sono farina, burro, zucchero e uova. Questi quattro ingredienti la fanno da padrone in quasi tutta la pasticceria. Tendenzialmente in pasticceria la farina e le uova danno la struttura del dolce. Il burro dà la scioglievolezza e in questo caso friabilità. Lo zucchero dona struttura e croccantezza. Tendenzialmente questi quattro ingredienti rappresentano la maggior parte delle preparazioni in pasticceria, soprattutto le preparazioni quelle molto leggere, come ad esempio masse montate, pan di Spagna, ok? Mentre invece farine forti, ad esempio, si utilizzano per lievitati e grandi lievitati. Approfondiamo un attimino. Quindi la farina, una farina debole con un valore proteico tra il 9 e il 10 e il 10,5 massimo, una farina molto debole che deve sviluppare poco glutine perché la pasta frolla deve risultare friabile. Le farine si dividono in 6 classi, ma adesso per semplificare ti spiegherò che la farina forte generalmente si utilizza per viennoiserie, croissant, piccoli lievitati e molto forte per grandi lievitati, pandoro, panettone, colomba, bussola. La farina debole si utilizza per esempio pan di Spagna, cake, plum cake, pasta frolla, paste friabili, biscottini, ok? Quindi una farina debole, tendenzialmente un valore proteico tra il 9 e il 10 e il 10,5. Per gli addetti ai lavori, una farina con un 150, 160, 180 V massimo. W è il simbolo che indica la forza della farina. Più il W è alto, più una farina sviluppa glutine. Più il W è basso, più la farina è debole. Cosa vuol dire? Il W alto tendenzialmente dal 200, 250, 300 in su fino ad arrivare a un 400 per una panettone è una farina che ha molta glutenina e gliadina, due proteine che a contatto con i liquidi per azione meccanica sviluppano il glutine. Perché devi sapere che all'interno della farina non c'è il glutine, ma c'è la glutenina e la gliadina che miscelandosi per azione meccanica forma il glutine. Farine deboli, come in questo caso, ne sviluppano poco. Farine forti ne sviluppano tanto. Ma all'interno non c'è glutine, semplicemente ci sono queste due proteine che idratandosi per azione meccanica e quindi sfregamento e impastamento vanno a sviluppare il glutine. Quindi per la pasta frolla possiamo dire una farina debole, 150, 160, 180 V, valore proteico tra 9 e il 10,5. Possiamo anche realizzare delle paste frolle con farine integrali, semi integrali tipo 1, tipo 2, ma ovviamente i liquidi vanno ribilanciati e lo vedremo nel corso completo. Il burro è un altro capitano, dico io, in pasticceria, ma soprattutto nella pasta frolla. La funzione del burro nella pasta frolla è quella di dare friabilità, ok? Scioglievolezza, godibilità al palato. Più c'è burro, più friabile. Meno burro, più croccante. Andiamo a vedere piano piano. Il burro però non è tutto uguale. C'è il burro ottenuto dalla centrifugazione della panna e c'è il burro ottenuto dalla lavorazione dei formaggi. Questi due burri sono indicati uno per la pasticceria e uno per la cucina. Il burro ottenuto dalla centrifugazione della panna tendenzialmente è più giallognolo, ha un profumo e sapore di dolce. Un burro ottenuto tendenzialmente dalla lavorazione dei formaggi è bianco e ha un sapore che ricorda il formaggio, sa di formaggio.
Tendenzialmente, quando andate o al supermercato o se sei un professionista e arriva del burro, diciamo da un fornitore o anche al supermercato, se si guarda il burro tenente al giallo, tendenzialmente è un burro dalla centrifugazione della panna. Un burro bianco, completamente bianco, è un burro dalla lavorazione dei formaggi. Il burro dalla centrifugazione della panna va bene per la pasticceria perché è dolce, quindi un burro delle Alpi. Un burro di alpeggio, un burro di Zangola, un burro francese, ok? Mentre invece il burro tendenzialmente italiano è il burro da lavorazione dei formaggi. Quel tipo di burro non va bene per la pasticceria, ma va bene per fare risotti, ad esempio. È un burro che si presta perché ricorda un po' il formaggio e quindi siccome il risotto mettiamo dentro, ad esempio, il burro e parmigiano e mantecazione, va bene quel tipo di burro, ok? Quindi il burro è importante sceglierlo, pasticceria, burro dolce, che sappia di dolce, non un burro che ricordi il formaggio. Sulla confezione tendenzialmente c'è scritto burro ottenuto dalla centrifugazione della panna, perché la panna se voi la sbattete in planetaria, se andate oltre, a un certo punto si separa il siero dal burro. Il siero è l'acqua tendenzialmente più le sieroproteine, invece il burro è la parte solida che è proprio il burro. Il burro quindi dà la centrifugazione della panna, cioè la panna se si sbatte tanto si fa il burro, ok? E questo è il burro. Nella pasta frolla il burro dà friabilità. Dopo vedremo un attimo il bilanciamento. Lo zucchero, in questo caso lo zucchero nella pasta frolla dà la croccantezza, mentre il burro dà friabilità, lo zucchero dà la croccantezza. La croccantezza però viene anche differentemente gestita dai vari tipi di zucchero. Abbiamo varie granulometrie. In verità non c'è solo lo zucchero a velo e semolato, ma abbiamo a velo, abbiamo i vagliati, ok? Fine, medio, grande, extra grande e il semolato. In linea di massima andremo a vedere gli aspetti generali del velo e del semolato. I vagliati non sono altro che, avete presente il granello di zucchero semolato? Immaginate un po' più piccolini o un po' più grandi, praticamente l'industria li setaccia e va a dividerli per grandezze. Dividendoli per grandezze otterremo in lavorazione risultati diversi poi sia in pasti crudi che cotti, però quello è un aspetto un po' più professionale per artigiani di qualità. Noi lo approfondiremo nel corso, ma adesso vediamo due aspetti generali. Zucchero a velo tendenzialmente si usa per biscottini, ok? Biscottini da tè, un biscottino che si deve sciogliere in bocca, fondente. Lo zucchero semolato generalmente si usa per paste frolle regionali, paste frolle che hanno una gestione dell'umidità migliore. Quindi, se vogliamo gestire meglio l'umidità, ad esempio una torta da farcire, useremo lo zucchero semolato. Lo zucchero semolato richiederà un pochettino più liquidi all'interno della nostra pasta frolla, ma farà sì che sarà un po' più vetrosa, si dice, un po' più coriacea. Ok, zucchero a velo di solito per biscotteria da tè, zucchero semolato per torte da forno, per intenderci. Lo zucchero, quindi abbiamo visto, c'è il velo, il semolato, varie granulometrie, quindi è un altro mondo da approfondire. Poi abbiamo le uova, i liquidi. In verità non abbiamo solo le uova. Abbiamo le uova, abbiamo i tuorli, possiamo mettere la purea di frutta, l'acqua, il latte, la panna, insomma, la nostra pasta frolla, noi la possiamo idratare con qualsiasi liquido noi vogliamo. Ad ogni modo, in linea generale, ti do due indicazioni: le uova intere per torte da forno, per biscotteria che deve alveolare, che si deve ingrandire. Quindi, dove noi andiamo a mettere più percentuale di acqua in una frolla, perché le uova contengono l'albume, l'albume oltre alle proteine ha molta acqua, la pasta frolla sviluppa di più. Dove andiamo a mettere i tuorli, tendenzialmente è una pasta frolla che alveola meno, sviluppa meno, ma comunque molto friabile. Se andiamo a mettere la panna cambia ancora, se andiamo a mettere l'acqua cambia ancora. Quindi l'idratazione della pasta frolla va fatta in base al tipo di prodotto che vogliamo ottenere. Come dico sempre, la ricetta perfetta non esiste. Esiste la ricetta che ti serve a te e noi impareremo anche a costruirle. Ad ogni modo, le uova intere in questo caso serviranno a idratare la nostra frolla
E siccome le uova intere contengono molta acqua, andiamo sicuramente a ottenere una pasta frolla leggermente più leggera che utilizzare i tuorli. Generalmente i tuorli li utilizzo per biscotteria di frolla montata. Poi abbiamo opzionale la farina di mandorle, o polvere di frutta secca. Abbiamo in questo caso farina di mandorle, ma possiamo avere anche farina di pistacchi, possiamo avere farina di nocciole, che si dice polvere in questo caso, e serviranno per dare una parte aromatica e anche una parte, oltre al gusto, anche umidità nella pasta frolla. Migliora anche al taglio e ha tante funzioni. Però diciamo la farina di frutta secca è veramente opzionale. Io la metto per un discorso di gusto, di friabilità e soprattutto di umidità del prodotto. Già vedi con questi poche informazioni che ti ho dato, capiamo che la farina, una farina debole, un burro già dividiamo da un burro da pasticceria, dalla cucina di qualità 82% di materia grassa. Lo zucchero, già avete visto, cambia dal velo al semolato, tendenzialmente il velo per biscotteria fine che si scioglie in bocca, il semolato per paste frolle regionali, biscotti da inzuppo, biscotti da vino, paste frolle un po' più croccanti. Le uova, i tuorli, i liquidi cambiano e possiamo mettere anche delle polveri per dare il gusto. In questo caso, quindi, abbiamo anche il sale. Il sale è molto importante. Il sale dà sapidità, amplifica il gusto della frolla. Tecnicamente potremmo ridurre lo zucchero perché il sale amplifica il gusto, ma noi lo lasceremo uguale. Il sale serve per amplificare il gusto, ha una funzione anche di, diciamo, assorbe liquidi. Ok? E non in questo caso, ma ne lievita, ad esempio, rallenta le fermentazioni. Abbiamo quindi gli aromi, passiamo agli aromi. Limone, vaniglia, aromi naturali. Per un uso domestico potete usare la vanillina. Noi utilizzeremo bacca di vaniglia. La bacca di vaniglia è l'aroma più potente che abbiamo in natura. Un grammo di vaniglia può aromatizzare 10.000 grammi di un altro prodotto. Limone, useremo la scorza. La microplane sarà lo strumento per poter prendere gli oli essenziali e non il bianco. Gli oli essenziali sono sulla buccia, il bianco invece è sotto la buccia. Tendenzialmente andiamo a lavorare sempre con la microplane che domina il limone, perché bisogna vedere cosa si sta facendo. Quindi si prende in questo modo qui solo la parte gialla senza andare a pressare veramente troppo e la parte bianca invece non si prende perché la parte bianca è ricca di sostanze un po' amare e a noi non ci piacciono, quindi andiamo a prendere semplicemente la parte gialla in questo modo qui. Una volta abbiamo ottenuto la parte gialla, noi gli aromi li metteremo sempre a contatto con i liquidi o i grassi, quindi bacca di vaniglia, limone e anche il sale, metteremo tutto nell'uovo. L'uovo ha la lecitina riesce a far inglobare e sprigionare i sapori perché abbiamo anche i grassi, altrimenti la mettiamo nei grassi. Sicuramente mettere gli aromi nei grassi è ottimo perché si fissano meglio. Quindi abbiamo già capito un attimino gli ingredienti e degli aspetti generali della pasta frolla. Ti dico anche che esistono varie metodologie di impasto. Abbiamo il metodo classico, che lo vedremo adesso, il metodo sabbiato e il metodo montato. Il metodo classico, semplicemente burro. A livello accademico si dice tra i 10 e i 15 gradi. L'optimum sarebbe 14 gradi il burro. Però, per esperienza personale e professionale, ti dico burro temperatura ambiente. Quando dico temperatura ambiente, non intendo ovviamente 30 gradi d'agosto, ma intendo 18-20 gradi massimo, non superare i 20 gradi. Meglio sarebbe qualche grado in meno, diciamo dai 14 ai 15 gradi sarebbe ottimale. Ad ogni modo, burro temperatura ambiente, andiamo a lavorare con lo zucchero e aromi, facciamo lavorare, poi si mettono le uova. Ok, e infine la farina, metodo classico, il metodo della mamma, il metodo della nonna, un metodo veramente molto semplice. È quello che anch'io utilizzo di più, quindi burro più zucchero si fa lavorare, non troppo, con aromi
dopo si inseriscono i liquidi, ok? Si fa un pastellino e poi si inserisce la farina. Si dà due giri e abbiamo ottenuto la pasta frolla. Si mette all'interno di un po' di carta da forno, si appiattisce e si va in frigorifero. Metodo sabbiato. Semplicemente questo metodo è diverso. Burro non più con zucchero, ma burro con farina, ok? Tendenzialmente burro freddo da frigo a più 4, che in macchina diventa più 6. Burro tendenzialmente freddo da frigo con farina, si fa lavorare, si fa sabbiare, si dice, perché il burro va a rivestire proprio le particelle di farina e quindi lo impermeabilizza. Lo impermeabilizza cosa vuol dire? Che siccome il burro va a rivestire la farina, nel momento in cui andiamo ad aggiungere alla fine i liquidi a contatto con la farina faranno fatica a sviluppare glutine. Tutto qui, una pasta frolla più friabile, indicata per fondi di frolla da farcire. Un metodo sicuramente che non ha variabili, un metodo che fatto diciamo da me o da te ha più o meno lo stesso risultato, a differenza del metodo classico, perché ovviamente il metodo classico ha il burro più lo zucchero e quindi il burro ha l'acqua, se lo zucchero va a contatto con l'acqua potremo scioglierlo in maniera diversa, ma questo è un approfondimento a parte. Ad ogni modo, metodo sabbiato, burro più farina, si fa sabbiare, poi si mettono lo zucchero, gli aromi e infine i liquidi. Pasta frolla, più compatta, anche si potrebbe quasi lavorare subito, ma meglio un fermo di frigo, e una pasta frolla friabile, extra friabile. Poi abbiamo il metodo montato. Il metodo montato non è altro che si fa come il metodo classico, identico, ok? Semplicemente si monta un po' di più per fare frollini montati. Temperatura del metodo montato, anche questo a livello accademico si dice dai 10 ai 15 gradi, l'optimum è 14, io ti dico temperatura ambiente perché dalla mia esperienza di laboratorio, se noi andiamo a lavorare un frollino montato con il burro troppo freddo, noi veramente ci facciamo male al braccio e non riusciamo a fare i frollini. Quindi burro morbido, temperatura ambiente, si fa lavorare con lo zucchero, i liquidi e infine la farina. Sac à poche, andiamo a creare i nostri biscottini. Una pasta frolla che non creerà grandi problemi in fase di lavorazione per fare i classici frollini montati. Quindi abbiamo visto gli ingredienti, un pochettino i metodi di impasto in linea generale e un attimino andiamo a vedere anche il bilanciamento. Il bilanciamento della pasta frolla semplicemente è la capacità di poter creare la pasta frolla come vogliamo noi, andando a scegliere il tipo di ingredienti da mettere e la sua quantità per poi ottenere il prodotto finale che ci serve a noi. Faccio un esempio. Prendiamo per esempio la pasta frolla Milano. La pasta frolla Milano è la pasta frolla veramente un po' per tutti gli usi, diciamo. Una pasta frolla, io la chiamo da battaglia, nel senso che va bene un po' per far tutto. È una pasta frolla croccante, ma comunque godibile al palato. È una pasta frolla che si può usare per crostate, biscottini, senza grandi esigenze va molto bene. Ovviamente possiamo usare il zucchero a velo o semolato, dipende dalla struttura che vogliamo dare alla nostra pasta frolla. Ad ogni modo la pasta frolla Milano è così: mezzo chilo di burro, mezzo chilo di zucchero, un chilo di farina e 200 grammi di uova. Mezzo chilo di burro, mezzo chilo di zucchero è la base per fare una frolla. Perché mezzo di burro più mezzo di zucchero fa un chilo infatti la farina, totale fa 2 chili, 2 chili, 2000 diviso 10, che è il numero che ci serve, il coefficiente per verificare quanti liquidi servono, quindi 2000 diviso 10 uguale 200, 200 grammi di liquidi. Quindi burro 500 più 500 di zucchero fa un chilo, più un chilo di farina fa 2 kg, 2 kg diviso 10 uguale 200, 200 grammi di uova. Ma poi nel corso approfondiremo, perché non è proprio così semplice, dipende se usiamo uova intere, albumi, tuorli, eccetera. Ma ad ogni modo questa è la linea generale. Quindi il bilanciamento si fa così: una volta ottenuto la pasta frolla Milano, che è la pasta frolla di base da cui partiamo, noi, siccome abbiamo un equilibrio tra croccantezza e friabilità, se la vogliamo più croccante, dobbiamo aumentare lo zucchero.
e diminuire il burro, come una bilancia. Invece la vogliamo più fondente per un biscottino da tè, aumenteremo il burro e diminuiremo lo zucchero, perché più burro, meno zucchero, più friabile. Più zucchero, meno burro, più croccante. Questa è una linea di massima proprio base, ok? Quindi sopra i 500 grammi di burro tendenzialmente si chiama sablé, 550, 600 e su si chiama sablé. Sablé, semplicemente una pasta frolla ricca in grassi. Però dobbiamo sapere che la farina rimane invariata e non si tocca mai. Gli unici due comandanti di questa ricetta sono il burro e lo zucchero. Muovendo il burro e lo zucchero otteniamo strutture diverse. Quindi più burro, più friabile, ok? Più zucchero, più croccante. Le uova andranno idratate in base al tipo di liquido che andiamo a mettere. Possiamo farla anche alla frutta, all'acqua, alla panna, al latte. Ciò non cambia. Poi vedremo in approfondimento nel corso come poterla anche bilanciare. Ci sono varie scuole di pensiero. Ecco, ti ho spiegato un pochettino quello che è il mondo della pasta frolla. Avrai già capito tu da te che non è proprio semplice fare la pasta frolla, diciamo. Perché farla è semplice, se io ti faccio vedere, ok, mettiamo il burro, zucchero, farina, l'abbiamo fatta, ma in verità c'è un mondo, è molto interessante da approfondire. Allora, andiamo a vedere un attimino anche cosa possiamo fare oggi in pasticceria. In questo corso e soprattutto nella lezione dopo andremo a vedere come, quindi facciamo il metodo classico, facciamo la nostra frolla, la mettiamo all'interno della carta da forno, tiriamo dei fogli alti 3-4 mm. E poi nella prossima lezione andiamo a vedere, quindi tappetini microforati, vedete, mi si vede attraverso, si vede la giacca. Questi serviranno per una cottura omogenea, ok? Possiamo utilizzare la carta da forno come si è sempre fatto e come si fa tuttora, però con il tappetino microforato abbiamo una cottura migliore della frolla, perché ovviamente avendo i buchini la pasta frolla evapora meglio l'acqua e rimane più friabile, ok? E più croccante. La pasta frolla è un prodotto che ha pochissimi liquidi, quindi se non la vogliamo gommosa andrà cotta bene. Quindi useremo tappetini microforati, useremo anelli microforati e normali, piccoli, grandi, un po' tutte le misure, anche questi tipi che hanno l'antiaderente. E poi abbiamo i nostri strip. Gli strip non sono altro che come dei tappetini microforati fatti a bande. Noi li mettiamo all'interno dei nostri ring, per non far aderire, per non far attaccare la pasta frolla affinché si tolga bene, ok? E possiamo utilizzarli anche all'interno per fare dei gusci vuoti. Comunque lo vedremo nella prossima lezione. Quindi ti ho spiegato un attimino in linea generale quelli che sono gli ingredienti di base, un pochettino le loro funzioni, il bilanciamento, un pochettino quelli che sono gli aspetti generali della frolla. Quindi partiamo immediatamente con il nostro metodo classico per impastare una frolla, poi andiamo a metterla all'interno della nostra carta da forno, ti spiegherò la plastificazione e quindi partiamo subito. Eccoci qua, partiamo quindi come si impasta una frolla a metodo classico. Abbiamo detto quindi burro, temperatura ambiente con lo zucchero. Mi raccomando, il burro, ecco per far vedere, non deve essere fuso, deve essere plastico. Voi lo toccate, deve avere la sua plasticità, ok? Se poi è qualche grado in meno, va bene, ma non freddo perché sennò dopo non riuscite a lavorare bene l'impasto. Quindi mettiamo il nostro burro, così, perfetto. Lo zucchero in questo modo. Allora, semolato per paste frolle più vetrose e croccanti, velo per pasticceria un po' più fine. Allora, mettiamo burro e zucchero. Intanto però cosa facciamo? Mettiamo il limone nei liquidi, ok? In questo caso lo metto nelle uova perché contiene grassi e perché ha la lecitina che lega meglio. Poi la vaniglia, apriamo la bacca, si apre così. Potete usare la vanillina per uso domestico senza problemi, ok? Mettiamo la vaniglia, la metto all'interno dell'uovo, così. Quindi uova, aromi e sale. Diamo una miscelatina così. Perfetto, sciogliamo il sale e distribuiamo gli aromi. Perfetto, così. Ok, adesso iniziamo a impastare. Iniziamo a impastare burro con zucchero, piano piano, eh.
Perfetto, appena è impastato non va lavorato tanto, non lo lavorate tanto se no ingloba aria e poi avete problemi in fase di cottura e se fate invece biscotti è possibile che si frantumano prima nelle mani, quindi lavorate poco. Una volta che abbiamo semplicemente impastato, mettiamo quindi un po' di liquidi, quindi le uova in questo caso, un pochettino così e lavoriamo ancora. Perfetto, mettiamo ancora un pochettino di liquidi in due o tre volte, non tutti insieme, ok? Perché la pasticceria è un equilibrio e va fatta sempre in maniera equilibrata. Perfetto, se per caso vedete che nel bordo fa fatica a prendere il burro, noi cosa facciamo? Lo portiamo in centro, così, perfetto, ok, e continuiamo a lavorare. Questa fase dove vedete che si forma questo pastellino, in francese si chiama cremage, cioè formare una crema, ok? Formiamo la nostra crema. Perfetto, uniamo anche la farina di mandorle. La farina di mandorle tecnicamente può essere messa anche prima per far assorbire bene i liquidi. Ma comunque la differenza è poca. In linea di massima si mette burro, zucchero e poi la farina di mandorle e infine i liquidi. Abbiamo ottenuto quindi la nostra crema. Ok? Abbiamo la nostra crema. Uniamo piano piano quindi la farina. Ok? Facciamo asciugare leggermente il composto. Perfetto, appena assorbito la prima parte di farina, uniamo tutta la farina in un colpo e misceliamo piano piano. Perfetto. Appena vedete che l'impasto è formato, non lo lavoriamo molto. Ecco, appena vedete che si è asciugata la farina, basta, non lo lavorate troppo. Uno, perché se usate lo zucchero semolato potrebbe creare un po' di maglia. E invece, più che altro diventa elastica. Mentre invece se la usate il velo è più difficile formare glutine, però dopo inizia a incorporare troppa aria, vi darà dei problemi. Quindi la frolla è pronta quando voi la prendete. Vedete? E non appiccica la mano alle dita. Ok? Vedete, voi la toccate. Perfetta così. Non appiccica, vedi? Allora così è stata fatta bene. Quindi la nostra frolla c'ha un profumo pazzesco. Adesso la prendiamo. Vi spiego un attimino anche la conservazione e la plastificazione. Ecco qua, quindi la nostra frolla la prendiamo, la mettiamo sulla carta da forno. Ok? Ok, perfetto. Ah, molto importante, ci tengo a precisare, la farina di mandorle, che non c'è in tutte le frolle, quindi potete farne anche a meno. Diciamo, se togliete questa farina di mandorle, però aggiungete 20 grammi di farina, mettetela dopo burro, zucchero, farina di mandorle e poi le uova. Ok, se la mettete dopo non cambia tanto, però a livello accademico io lo dico, è così. Pasta frolla, la mettiamo sulla carta da forno, poi la schiacciamo. Allora, questa frolla
Infatti, dal nome frollare, dicono che frollare si intende perché è come la carne, va frollata, va fatta riposare, ok? O dicono che frolla derivi da friabilità. Insomma, a noi questo è bello saperlo, ma non ci interessa. Quello che ci interessa sapere della pasta frolla è che noi la schiacciamo. Se noi facciamo una palla grande così, è naturale che se la mettiamo in frigo, ora che il freddo arrivi al cuore, ora che il burro torni plastico, ci mette tanto, ok? Allora, io che lavoro anche in hotel, faccio consulenze, eccetera, mi capita di fare dosi mastodontiche, quindi ovviamente ci vuole una notte di riposo, soprattutto per pezzi, magari 5 kg di frolla, eccetera. Quindi ci vuole tanto riposo, ok? Mentre invece per voi che magari fate anche piccole quantità, se siete degli amatoriali, vi consiglio di appiattirla. L'appiattite bene a questo spessore sottile e poi la mettete in frigorifero. Quanto tempo mi viene chiesto? Dipende la risposta. Perché dipende da quanto è alta. Se è sottile sottile come il foglio che andremo a fare adesso, 2-3 ore è pronta. Se invece è più alta, ci vorrà più tempo. L'importante è che la frolla torni plastica, cioè il burro deve ricristallizzare, deve diventare plastico. Ok? Molto importante, una volta fatta si mette in frigo. Se voi la prendete fra 2-3 ore, 5 ore, quando torna dura, compatta, è difficile lavorarla a mano. Quindi cosa si fa? Generalmente adesso mettiamo che è passato un giorno, l'ho tirata fuori, è fredda, la tagliate a pezzi, la mettete in impastatrice con foglia. Ok? O scudo si chiama, la mettete in impastatrice a pezzi e la fate girare. La fate girare perché si dice la frolla deve plastificare, si dice, cioè deve tornare plastica. Voi la prendete, quindi potete stendere al mattarello tranquillamente con uno spolvero di farina, metterla in sfogliatrice tranquillamente, potete tirarla come volete. È molto plastica, ovviamente se più fa caldo più diventerà molliccia, più fa freddo più riuscirete a lavorarla. In linea di massima, temperatura ambiente 18-20 gradi, in estate meglio climatizzato, d'inverno non ci sono grandi problemi. Quindi tutte le frolle, sia il metodo sabbiato che vedremo, il metodo classico, il metodo montato che vedremo, tutti i metodi, tranne il metodo montato, scusate, solamente il classico e il sabbiato, poi si mette in un contenitore, comunque si mette in frigorifero, deve tornare dura la frolla. Ok? Poi andiamo quindi a creare invece noi un foglio di carta da forno, andiamo a stendere la frolla a 3-4 mm, che nella prossima lezione vi faccio vedere come rivestire i nostri ring con gli strip e con i tappetini microforati. Quindi andiamo semplicemente a schiacciare in questo modo qui e andiamo a creare quindi uno strato sottile. Così, ok, quindi andiamo a tagliare un pochettino così. Spostiamo l'eccedenza e tiriamo. Praticamente la tiriamo a 3-4 mm. Allora, se avete due asticelle alte 3-4 mm, le mettete a fianco e così la frolla la tirate sempre allo stesso spessore. Queste parti che avanzano le mettete dove manca. Ovviamente noi in pasticceria abbiamo la sfogliatrice che evita questo passaggio. La mettiamo sotto il rullo, tiriamo, la macchina fa passare la frolla e la tiriamo, ok? Quando è fredda. Invece in casa si può utilizzare questo metodo. Questo metodo può essere anche utile per fare biscotti. Una volta che è così, però magari i biscotti li tirate a 5-6 mm, dipende, la mettete in frigo. Quando è dura li coppate, ok? O li tagliate a rettangoli, fate già dei biscottini in questo metodo qua ed è molto pratico. Ok, quindi ok, per verificare lo spessore della frolla che sia corretto, mettiamo le due dita e sentiamo se
è più alto di qua o di là e lo regoliamo. Perfetto, qua è circa 4 mm adesso, ok? Quindi è un po' spessina, eh? Se per caso la tirate troppo fina è un problema perché non riuscite a lavorarla dopo, si spacca. Se è troppo grossa è troppo grossa, quindi diciamo che se adesso la tirate giusta è meglio, altrimenti se la tirate leggermente più grossa la potete livellare anche da fredda un pochino, non ci sono grandi problemi. La pasta frolla quindi, poi con la rimanenza fate un altro foglio e l'abbiamo fatta, ok? La mettete in frigo quando è dura, poi vi faccio vedere nella prossima lezione come utilizzare questi stampi. È molto importante, la pasta frolla la potete anche tenere in congelatore. Io in laboratorio di solito faccio dei fogli o nei corsi faccio dei fogli, la metto in congelatore e mi dura tranquillamente in congelatore. Quando mi serve tiro i fogli congelati, li lascio sul banco mezz'oretta, un'oretta, dipende dalla temperatura, e quando è la giusta plasticità rivesto tutti i ring e faccio tutte le cose che devo fare. Quindi è molto importante che deve essere al giusto spessore, potete tenerla in frigo o meglio in freezer così dura di più, e poi quando il burro torna plastico andate a lavorarlo. Quindi la lezione sulla pasta frolla è terminata, abbiamo capito un attimo gli aspetti generali, abbiamo visto il metodo di impasto classico, abbiamo visto quindi come poterla lavorare per poter fare anche delle bellissime torte crostate e monoporzioni anche a casa se non abbiamo una sfogliatrice. Quindi se sei interessato alla pasticceria, qui sotto trovi un link direttamente per accedere alle mie masterclass gratuite, e se poi vuoi approfondire e vuoi che sia io a spiegarti la pasticceria, puoi trovare il mio numero assistenza sia nel mio sito che nelle pagine che troverai qui sotto con le varie masterclass, e puoi contattare direttamente il mio assistente. I miei corsi sono interamente online, puoi fruire dei video e sotto ogni video lezione puoi contattarmi e parlare direttamente con me per qualsiasi problema, dubbio o perplessità. Ad ogni modo, quindi ci vediamo alla prossima masterclass e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!